Il deputato Cecconi, sempre a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Con questo intervento mi vorrei rivolgere ai membri del Governo. Siete francamente imbarazzanti. Vi interponete tra un primo e secondo grado di giudizio della magistratura, decidete che i concessionari di gioco d'azzardo non devono più pagare 2 miliardi e mezzo di euro all'erario, ma solo 600 milioni, proponete un subemendamento per abbassare questa soglia ulteriormente dal 25% al 20%, poi però non vi fate assolutamente nessuno scrupolo di mandare Equitalia dai cittadini onesti di questo Paese, portarli via la casa, portarli via la fabbrica, in qualche caso portarli via anche la vita, vi dovete semplicemente vergognare. La ringrazio, adesso ha chiesto